benvenuto e vi introduciamo molto brevemente che cosa vi vogliamo presentare stasera. Stasera vi vogliamo presentare una novità assoluta, un qualcosa totalmente nuovo, un qualcosa che non ha nulla a che fare con quanto c'è stato prima a Borgaro, una lista nuova, una lista di persone nuove. Sia ben chiaro, non è la lista di Vallone, non è la lista di Latella, non è la lista di Spinelli, si tratta di una lista nuova, di persone nuove che sono riunite per dare finalmente un cambiamento a Borgaro, un cambiamento che riteniamo e siamo sicuri che riteniate necessario rispetto a tutto quanto c'è stato prima. Quindi, anche alla luce degli avvenimenti delle scorse settimane, vi invitiamo a mettere un punto. Siamo all'inizio di un percorso nuovo, questa è la prima pagina bianca e stiamo andando a scriverla tutti insieme. Quindi benvenuti e lascio ancora velocemente la parola a Mauro prima poi di presentarvi il candidato sindaco. Volevo precisare il fatto che rispetto a quanto successo la settimana scorsa non si tratta di un piano B, qua non abbiamo una scaletta, ma abbiamo una classifica A, B, C. Il candidato è stato scelto per chi era già previsto che fosse tra di noi, proprio alla luce degli avvenimenti. Ci avete fatto uno scherzo? Cioè, proprio alla luce di quello che è successo, abbiamo deciso che era giusto camminare da soli. Dice che lo suo nome. Mauro Baracco. E quindi sono orgoglioso di potervi presentare il nostro candidato sindaco, che non è il candidato sindaco e basta, ma è Elisa Cibrari Romanin, la nostra candidata sindaco. Vi ringrazio per la presenza di questa sera. Mi chiamo, come ha detto Mauro, Elisa Cibrari Romanin, 44 anni il prossimo 6 giugno, borgarese da oltre 20 anni, e quale miglior regalo di compleanno se non la vittoria di selezione. Sono felicemente sposata, ho 3 figli e sono una donna attiva, sportiva, dinamica. Ho messo i primi passi nel campo socio-politico 5 anni fa e quest'anno ho deciso di rimettermi in gioco e, perché no, farlo da protagonista. Vorremmo che fosse ben chiaro che, a differenza di questo, si possa pensare, la nostra non è un'alleanza politica, ma è una lista civica con una chiara unione di intenti, volta ad un unico interesse. Quello di offrire una valida visione alternativa all'amministrazione di questo paese che noi amiamo. Vogliamo quindi ridare al nostro paese il lustro che merita. Sono stati mesi di confronto, riflessioni e lavoro che dopo qualche iniziale e innegabile difficoltà ha trovato la convergenza definitiva ed unanime nella mia candidatura. Siamo riusciti quindi, con l'aiuto di tutti, a creare un gruppo affiatato, composto da persone con differenti identità politiche, accantonate però per il bene della nostra Borgaro. Ed è per questo che posso orgogliosamente dichiarare che ad oggi la lista è chiusa. Abbiamo anche dovuto fare delle scelte perché il desiderio di cambiamento è davvero ampiamente diffuso. Il progetto è piaciuto ed è stato sposato con passione. Stiamo lavorando a un programma ambizioso, fatto di proposte ed idee concrete. Per noi amministrare significa avere la responsabilità delle scelte che riguardano la comunità e mettersi al servizio dei cittadini nel loro esclusivo interesse. Avremo modo nelle prossime settimane di snocciolare i punti del nostro programma, ma questa sera ci tengo ad anticipare alcuni temi, per noi di primaria importanza. Dalle piccole manutenzioni ordinarie a quelle straordinarie delle strutture scolastiche e degli impianti sportivi. Un esempio su tutti, il rifacimento del tetto del palazzetto dello sport e magari anche l'ampliamento dello stesso. Uno sportello per i cittadini comunali, ovvero il punto di incontro per ricreare la giusta sinergia dello sport e magari cioè tra i borgaresi e il loro comune. La sicurezza. Dare ai cittadini un senso di sicurezza più completo e percepibile, basato, dove possibile, sulla prevenzione. Dobbiamo valorizzare il personale della Polizia Municipale
e fare in modo che la loro gestione e il loro servizio venga pensato in modo più ampio, con maggiore presenza sul territorio. Abbiamo la necessità di creare quindi una forte sinergia con la vicina stazione di Carabinieri di Caselle, fornendo loro ad esempio libero accesso diretto ai filmati delle telecamere, soprattutto in quei momenti in cui la polizia municipale non prevede uomini in servizio. Il commercio, i nostri piccoli negozi sono l'anima del nostro paese e ad oggi sono poco valorizzati e poco considerati nelle loro esigenze, anzi si può dire schiacciati dalle continue grandi aperture. L'impianto fieristico ad oggi è mal gestito e nel quale si ripone scarsa attenzione, ma che invece può essere una buona occasione per ridare vitalità al commercio locale e generare attrattiva ai residenti dei comuni che ci circondano e perché no anche ai più distanti. La nostra città si trova in un punto strategico, tra l'aeroporto, la grande città e una delle più prestigiose residenze sabaude che è sicuramente la Reggia di Venaria. Tante possono essere le azioni volte ad accogliere, trattenere e intrattenere turisti anche sul nostro territorio. L'ampliamento dei campi da calcio, per dare la possibilità di sviluppare calcio femminile o per far giocare le squadre borgheresi sul nostro territorio. Il sociale, i giovani, i diversamente abili, gli anziani. Insomma, abbiamo intenzione di volgere la nostra attenzione e cura su tutto quello che può rendere migliore la vita nella nostra amata Borgaro. Vi ringrazio per la vostra attenzione, per noi è molto importante il servizio che offrite alla comunicazione delle nostre attività al pubblico e siamo certi di una continua e fruttuosa collaborazione.